Buon compleanno a tutti ragazzi e benvenuti in un nuovo video. Oggi volevo parlarvi della seconda stagione appena uscita su Netflix di Seven Deadly Sins. Ma prima metto un bel mi piace così sulla fiducia e un'iscrizione ed ora possiamo anche iniziare. E l'ho divorata ragazzi, ne siete accorti? L'ho divorata. Un ritmo di 3 puntate al giorno e sono riuscito a vederne tutte 26. Wow, ho fatto una maratona completa in pochissimo tempo, non mi capitava da tanto un risultato del genere perché a me Seven Deadly Sins mi appassiona tantissimo. Quanto mi piace questa serie solamente Meliodas lo sa, perché i disegni, i combattimenti e i numerosissimi fanservice di tette e culi sono veramente fantastici e ponderati. Non è che sono quelli fatti e gestiti male come quella porcata di Sword Art Online. Ma qui è veramente tutto ben congeniato. Ma stiamo uscendo un pochino fuori dai binari, quindi iniziamo subito questa recensione che sarà cortissima, ve lo preannuncio subito. Allora, a differenza della prima stagione, stavolta con la seconda abbiamo a che fare con i 10 comandamenti, un gruppo di combattenti scelti direttamente dal Re Demone che sono portatori di una maledizione nota come appunto comandamenti. Hanno una potenza straordinaria, ma se infrangono appunto questa maledizione muoiono e muore anche chi fa lo stesso davanti a loro. I 10 comandamenti spadroneggiavano per il mondo circa 3000 anni fa, fino a che il tradimento di uno dei loro membri li portò a venire sigillati nella bara delle tenebre eterne. Una delle cose più interessanti in questa stagione è l'aggiunta di un personaggio, l'ultimo dei 7 peccati capitali, cioè Escanor. Il signore del sole, potentissimo e indistruttibile. Difatti, la peculiarità che contraddistingue questo personaggio, cioè il leone della superbia, consiste nel fatto che di notte si indebolisce a tal punto da mostrarsi come un umano insignificante e gracilino e debolissimo che viene ucciso, che potrebbe essere ucciso da chiunque, mentre di giorno la sua forza supera persino quella di Meliodas. Insomma, la seconda stagione sembra molto più matura della prima. Infatti, qui ci sono molte sfaccettature sui personaggi, si scoprono dei segreti, si entra nella psicologia di alcuni di loro e i combattimenti sono bellissimi, anche se secondo me, ma questo è un gusto estetico e prettamente personale, il combattimento finale della prima stagione mi ha appassionato un pochino di più, lo devo ammettere. Insomma, io la seconda stagione me la sono fumata in meno di una settimana, no, forse in una settimana no. Non mi ricordo, 10 giorni. Comunque, io ho iniziato a vederla appena uscita da Netflix. E forse la cosa che comunque mi ha lasciato un pochino più perplesso sono le coincidenze troppo fortuite e assolutamente non spiegate, che mi hanno dato molto, molto fastidio. E vorrei un pochino il vostro parere da questo punto di vista. Ora vi faccio anche i 3 esempi lampanti. La prima coincidenza è quando i nostri eroi sono entrati in una caverna a caso, completamente a caso, e che culo, lì c'era proprio Escanor. Non è assolutamente verosimile. Come, cioè, non puoi entrare in una caverna a buffo in un mondo vastissimo e trovare lì proprio il personaggio più forte. Sono coincidenze che sono buchi di trama, no? Come anche la prima stagione, quando Elizabeth entrò proprio nella taverna dove c'era Meliodas, e proprio in quel momento ci sono dei gendarmi che erano andati a rompergli le scatole e Meliodas gli ha salvato la vita proprio quel giorno. Sono coincidenze strane. Come appunto il terzo esempio, quando nella seconda stagione Ban incontra in maniera del tutto casuale Zivago e lo incontra proprio il giorno in cui lui morì. Ragazzi, cioè, queste cose non sono coincidenze, sono buchi di trama che non vengono spiegati. Oppure sono io che non ci ho capito niente. E non so se sono mie farneticazioni oppure sono troppo precisino, ma queste cose non possono accadere nella vita reale, è impossibile. Vabbè, tralasciando questo, però comunque resta una serie animata, forse tra le più belle uscite recentemente, e io aspetterò con trepidazione la terza stagione e come andrà a finire il combattimento con i 10 peccati, 10 peccati comandamenti, i 10 comandamenti, perché ne sono rimasti un pochino ancora in vita. Ok ragazzi, io spero che questa recensione cortissima vi sia piaciuta, mettete un bel mi piace, commentate, condividete, iscrivetevi e noi ci vediamo come sempre. Al prossimo video. Ciao ragazzi, ciao 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 ciao.